Allora, siamo con una docente di scuola primaria, la signora Scubla, e ha partecipato al nostro convention su curriculum e trasversalità e ora ci racconterà un po' quella che è stata la sua esperienza e il progetto che ha portato avanti. Sì, io ho presentato un percorso di statistica per i bambini della prima e della seconda classe della scuola primaria, quindi piccolissimi, perché il mondo visto ora è pieno di dati, di informazioni, è difficile capirli, interpretarli, quindi bisogna avere delle competenze di tipo statistico e bisogna cominciare a costruirle da piccolini. Però ecco, il nostro percorso si intitola Non solo io, ecco la statistica, perché nei bambini piccoli è necessario guidarli sia da un punto di vista cognitivo che emotivo a fare un passaggio dall'io al noi, perché loro misurano tutta la realtà in base a se stessi, mentre gli strumenti statistici prevedono un passaggio dall'individuale al collettivo, e quindi per loro è difficile se non si entra proprio nei particolari e si smontano i vari passaggi che è necessario compiere per arrivare a determinate competenze. Quindi lo scopo era quello di dargli semplicemente la consapevolezza sull'uso di rappresentazioni grafiche e sul concetto di frequenza. Il primo ostacolo che si trova è che noi gli si fa una domanda semplicissima: qual è l'animale preferito? Per loro questo vuol dire convincere i compagni che c'è un solo animale che va bene a tutti, quindi l'esatto opposto della statistica. E quindi su questo bisogna lavorare tanto. È un lavoro che continua poi nella classe seconda, quando si fa un lavoro di scienze naturali, allora si lavora sugli animali domestici, quindi si fa un'indagine per sapere quali sono gli animali presenti nelle case dei nostri bambini, si compila una tabella e da qui si passa attraverso una serie di domande individuali a capire qual è l'animale più frequente nelle case, quello più posseduto, diciamo. Quindi è un progetto trasversale anche dal punto di vista proprio delle materie e degli insegnamenti. Certo, la statistica non può essere una materia a sé stante, deve essere strettamente legata a tutti gli altri apprendimenti, sia alle matematiche che alle scienze. Le modalità di lavoro che noi utilizziamo prevedono tanto anche la scrittura, quindi la competenza linguistica, le competenze di scrittura sono molto molto importanti. Sono momenti in cui i bambini fanno conti con se stessi, lavorano da soli, quindi veramente devono mettere in pratica quello, devono cercare di capire quello che hanno capito e di renderlo comprensibile all'altro. C'è un po' un gioco questo, però insomma è così, è pensiero un'azione. Ne ci racconti un po' come si è svolta la sua esperienza? Questa Sì, esperienza esattamente, quella di statistica. Allora, noi si comincia in prima, secondo quadrimestre, quando già cominciano un pochino a saper scrivere. Si intavola una discussione sugli animali, i bambini piace tanto parlare dell'animale, è un tema caldo, e a un certo punto gli si chiede qual è l'animale preferito dalla nostra classe. E su questa domanda, che ci sembra così semplice, così facilmente comprensibile, bisogna lavorare, perché appunto loro, se no, cercano di mettersi d'accordo e trovare. E allora va smontata, va analizzata, va condiviso il significato e si trasforma in qual è l'animale che piace di più ai maggior numero di bambini. Loro dicono subito: si conta, però sono tanti, sono 25, sono piccolini, sanno contare poco, che vedano subito che contare non va bene. E allora emerge la necessità di registrare, però a questo punto registrare vuol dire ancora disegnare. Quindi gli si chiede di disegnare l'animale preferito, ma non a caso, non su fogli qualunque, ma su dei foglietti quadrati con il lato 10 centimetri, in modo che noi poi li possiamo gestire bene. Poi si prepara un foglio di carta d'appacchi grande e gli si chiede di disporre questi foglietti in modo da farci capire bene, senza contare, qual è l'animale preferito. E loro la prima cosa che fanno è lo mettono sul bordo, come fosse una cornice. E quindi bisogna discutere, insomma, la discussione, la conversazione, il confronto fra pari, le idee sono proprio la base di questo lavoro. Allora, gli viene subito in mente mettere insieme quelli uguali, ma come li mettiamo? Impiliamo, facciamo i monticini, li allarghiamo, facciamo dei gruppi, insomma, alla fine viene fuori quelle che loro chiamano le torri. Questo è tutto collettivo. Poi si passa al lavoro individuale, perché appunto il bambino deve fare conti con se stesso. Allora gli si dà un foglio a tre a ciascuno, gli si dà una scheda divisa in quadrati con tutti questi animali e gli si chiede di ripetere da soli lo stesso tipo di lavoro. E la maggior parte lo fa, costruisce un pittogramma, gli altri
qualcuno no, per cui bisogna di nuovo discutere, condividere e arrivare alla conclusione che la rappresentazione con le torri è quella più favorevole. Invece in seconda si parte da un lavoro sugli animali domestici, si fa un'indagine, si compila una tabella in cui ogni bambino scrive vicino al proprio nome l'animale che possiede. Una copia di questa tabella si dà a ogni bambino e gli si chiede, sempre da solo e sempre in forma scritta, di dire quale informazioni potrebbe prendere e trarre da questa tabella e come organizzerebbe i dati. Si condivide, si approfondisce poi il lavoro attraverso una serie di domande. La prima domanda, quanti sono i bambini che hanno animali e quanti non li hanno, è semplice, tutti costruiscono queste due torri e vedono bene. La seconda, qual è il numero di animali più frequente, quindi c'è questa parola su cui bisogna di nuovo indagare, discutere, fargli capire il significato. È anche questa abbastanza semplice perché si costruiscono delle torri decrescenti, loro fanno, anche se nei quaderni poi le osservazioni non sono tutte uguali, ma la condivisione arricchisce dell'uno, arricchisce tutti. L'ultima domanda, qual è l'animale più posseduto, è quello che li mette in difficoltà, perché qui ogni mattoncino della torre finora corrispondeva a un bambino, qui c'è da fare un salto perché un mattoncino corrisponde a un animale e quindi una parte dei bambini ce la fa da solo, gli altri hanno bisogno di essere guidati. E questo è un altro punto importante, è proprio il salto che ci porta all'apprendimento che noi volevamo raggiungere. Dopodiché, siccome non è facile poi disegnare quando gli animali sono tanti, li elaboriamo al computer. Quindi prima lo facciamo sui quaderni, poi andiamo al computer e lo facciamo con il programma. Ecco, quindi è semplice come, però è un percorso elaborato, è un percorso che richiede tanto tempo e tanta partecipazione dai bambini. Ma il percorso poi prosegue negli anni successivi? Negli anni successivi, perché il lavoro fa parte di un curriculo verticale, quindi noi ci siamo fermati su questo tipo di esperienza perché ci sembrava interessante lavorare con i bambini più piccoli, però continua poi in tutti e cinque gli anni della scuola primaria. Quindi qual è l'animale più posseduto dai bambini? L'animale più posseduto è venuto fuori un risultato che falserebbe, perché è venuto l'uccellino, perché anche questo era un argomento che poi con i bambini si discute, perché siccome c'era un bambino con una voliera, aveva 42 uccellini e allora è venuta questa torre altissima che però è un falso, perché in realtà era il cane, credo. Però anche questo è uno spunto su cui con i bambini poi bisogna discutere e aprire altre vie di... Ripeterete l'esperienza negli anni futuri? State già pensando di esperienze magari simili? Allora, se si trova un nucleo importante, un'esperienza che ci piace, si ripete. Però naturalmente i bambini non sono mai gli stessi, noi non siamo più gli stessi. Le esperienze non sono mai uguali, anche se il nucleo da cui si parte è lo stesso, quindi vengono arricchite, approfondite, variate in seguito, a seconda della situazione in cui siamo. Va bene, grazie mille.